Barcellona. Benvenuti a Barcellona, la splendida capitale della Catalogna, situata sulla costa mediterranea. Barcellona è una meraviglia di architettura con i suoi edifici modernisti di Gaudí che spiccano dappertutto. Ci sono la celebre Sagrada Famiglia, dove sagome, aguglia e decorazioni si intrecciano, e il Parc Güell, un parco incantato dai colori brillanti. Oltre a questo, a Barcellona potrete passeggiare per i distretti in stile medievale, come il Barri Gòtic, e per le vie come la Rambla, dove si possono comprare souvenir e gustare deliziose tapas. E poi ci sono le splendide spiagge, i mercati all'aperto, le terrazze con vista sul mare e una grande vita notturna, con tanta ottima musica dal vivo. Insomma, Barcellona ha così tanto da offrire. Preparatevi a camminare nei suoi vicoli, a godere della gente amichevole e del clima mediterraneo e a lasciarvi affascinare dalla sua straordinaria bellezza. La Sagrada Famiglia è sicuramente il simbolo di Barcellona. Questa imponente basilica, progettata dall'architetto modernista Antoni Gaudí, è ancora in costruzione dopo oltre un secolo. Le tre facciate straordinarie, Natività, Passione e Gloria, e le torri affusolate che si ergono verso il cielo, sono un capolavoro dell'architettura. Ho apprezzato particolarmente l'interno, dove le colonne, che ricordano alberi e gli elaborati giochi di luci, creano una straordinaria atmosfera spirituale. La Sagrada Famiglia è ancora in costruzione e questo la rende ancora più affascinante e unica, poiché si può vedere il lavoro in corso per completare l'opera di Gaudí. La chiesa ha una facciata gotica e una facciata modernista ed è caratterizzata da torri slanciate e intricati dettagli architettonici. L'interno della chiesa è altrettanto impressionante, con vetrate colorate e una luce che filtra attraverso di esse, creando un'atmosfera magica e mistica. Se stai pianificando di visitare la Sagrada Famiglia, ti consiglio di prenotare i biglietti in anticipo, in quanto è una delle attrazioni turistiche più popolari di Barcellona e le code possono essere molto lunghe. Inoltre, se vuoi salire in cima alle torri, devi prenotare i biglietti con largo anticipo, perché il numero di visitatori è limitato e i biglietti sono molto richiesti. Ti consiglio inoltre di prenderti il tempo necessario per visitare la Sagrada Famiglia e di considerare l'opzione di una visita guidata, poiché ci sono molte informazioni interessanti da conoscere sulla storia e l'architettura della chiesa. Curiosità, la fine dei lavori a questa basilica è prevista per il 2026. Il Parc Güell è un altro capolavoro di Antoni Gaudí e un'oasi di verde e creatività. Potrai ammirare le intricate forme sinuose, i mosaici colorati e le sculture fantasiose che popolano il parco. La terrazza principale offre una vista panoramica di Barcellona e un'opportunità unica per sedersi sulle famose panchine ondulate ricoperte di mosaici. All'interno del parco ci sono diverse attrazioni da visitare, come la famosa Sala delle 100 Colonne, una sala ipnotica con colonne che sembrano fungere da alberi, e la Fontana del Drago, una fontana con un grande drago fatto di mosaici colorati. Il parco è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 1984. Il parco è stato aperto al pubblico nel 1926 ed è uno dei luoghi più popolari di Barcellona. Il parco si potrà visitare sia liberamente che con un tour guidato. Il prezzo d'ingresso varia da circa 9 euro per gli adulti per l'entrata libera, mentre si arriva a circa 20 euro per il tour guidato. Infine, ti consiglio di indossare scarpe comode, in quanto il Parc Güell è un luogo collinare con molte scale e percorsi in salita. La Rambla è il viale pedonale più famoso di Barcellona, che si estende dal monumento a Colombo fino alla Plaza de Catalunya. È il luogo perfetto per immergersi nell'energia della città, passeggiare tra gli artisti di strada, i venditori di fiori e i chioschi di souvenir. È una strada pedonale sempre affollata, delimitata da un lato dai giardini di Plaza Real e dall'altro dal mercato della Boqueria. La Rambla è lunga circa 1,2 km e larga 60 metri. Lungo il viale ci sono tantissimi negozi, ristoranti, alberghi, teatri e il famoso Liceu, il teatro dell'opera di Barcellona. È anche il regno degli artisti di strada, dei giocolieri, mimi, musicisti che animano la via e la rendono molto vivace. Nella Rambla ci sono diverse sezioni, ognuna con una sua atmosfera particolare. Rambla dels Etudis,
è tranquilla e ombrosa, con tanti alberi. Qui si trovano librerie e caffè letterari. Rambra de los Cels è dedicata agli uccelli e agli animali, con tanti negozi di animali e mangimi. Rambra dels Flors è ricca di bancarelle di fiori, soprattutto la domenica. I colori e i profumi sono spettacolari. Rambra del Center è la sezione più animata, cuore pulsante della via, sempre affollata di gente, e Rambla Santa Monica conduce alla splendida fontana di Santa Monica, opera dell'architetto Gaudí. Passeggiare per la Rambla è un must di Barcellona, ti permette di assaporare l'atmosfera vivace e frizzante di questa città. È il posto ideale per fare acquisti nei tanti negozi, bere qualcosa in uno dei bar all'aperto o semplicemente immergerti nella folla cosmopolita. Il quartiere gotico è il cuore storico di Barcellona, con i suoi vicoli stretti e tortuosi e le sue piazze nascoste. Potrai passare ore a esplorare questo labirinto di strade lastricate, scoprendo chiese gotiche, caffè unici e negozi affascinanti. Questo quartiere è stato il cuore della Barcellona medievale e conserva ancora oggi molti dei suoi edifici storici e monumenti. Il quartiere gotico è caratterizzato da strade lastricate, piazze medievali e storici edifici in stili architettonici diversi, inclusi l'architettura gotica, romanica. Tra le principali attrazioni del quartiere gotico ci sono la Cattedrale di Barcellona, la Plaza del Rey, il Museo di Storia di Barcellona, il Palau de Generalitat e la Chiesa di Santa Maria del Pi. Il quartiere gotico è anche famoso per la sua vita notturna e per i suoi negozi, bar e ristoranti alla moda. Ci sono molte strade e piazze pedonali nel quartiere che sono piene di vita e di attività durante il giorno e la notte. Inoltre, il quartiere gotico è anche un'ottima zona per fare shopping, specialmente per coloro che cercano prodotti artigianali e souvenir locali. Il Tibidabo è una collina di Barcellona e offre panorami mozzafiato sulla città e sul mare. Raggiunta la cima con la funicolare storica, si può visitare il parco di divertimenti e la chiesa del Sacre Cœur. La vista dalla chiesa, in particolare, è semplicemente spettacolare. È la terza più alta collina della città e offre una vista spettacolare su Barcellona e sul mare. La collina di Tibidabo ospita un parco a tema chiamato Parc d'Attractions, che è uno dei più antichi parchi divertimenti d'Europa. Le principali attrazioni del Parc d'Attractions includono la ruota panoramica, il trenino, il labirinto, l'ascensore, i giochi d'acqua, i giochi meccanici, i giochi di realtà virtuale, le montagne russe, i giochi di simulazione, la casa degli orchi e altro ancora. C'è un biglietto che permette di accedere a tutte le attrazioni del Parc d'Attractions. Il prezzo del biglietto è di circa 24 euro per gli adulti, 16 per i bambini e i giovani fino ai 17 anni e gratis per i bambini di età inferiore ai 7 anni. La Barceloneta è il quartiere marittimo di Barcellona e offre un'atmosfera rilassata e vivace. Originariamente era un quartiere di pescatori, oggi è una zona molto vivace, soprattutto d'estate, e ospita alcune delle spiagge più famose della città. La spiaggia di Barceloneta è la più grande, lunga circa un chilometro, con sabbia fine e mare cristallino. È molto frequentata soprattutto nei weekend, ma la larghezza della spiaggia permette comunque di trovare un po' di tranquillità. La passeggiata a lungomare è perfetta per fare jogging o una semplice camminata, gustandosi il tramonto sul mare. Oltre alla spiaggia principale, ci sono altre due spiagge più piccole e appartate, la spiaggia di San Sebastià e quella di San Miguel. Sono molto meno affollate e offrono la vista sul porto. Nei pressi delle spiagge ci sono molti bar, ristoranti e club che restano aperti fino a tarda notte, soprattutto in estate. Il quartiere di Barceloneta ha un tipico stile marinaro, con case basse e vicoli stretti. Nella zona del Porto Vecchio ci sono ancora magazzini e depositi risalenti al XVIII secolo. Da vedere anche la chiesa di San Miquel del Port, in stile barocco, e il mercato della Barceloneta, dove trovare frutta fresca, verdura e il famoso pansito di Barcellona. Barceloneta è il posto ideale per godersi il mare e la vita all'aria aperta nella città, lontano dalle mete più turistiche. Con la sua atmosfera rilassata e i tanti locali aperti fino a tardi, è anche uno dei quartieri più vivaci di notte, soprattutto nei mesi estivi. Infine, il Camp Nou, lo stadio di calcio del FC Barcellona, è il più grande stadio d'Europa. Potrai effettuare un tour dello stadio che include l'accesso agli spogliatoi, alla sala stampa e al museo del club.
Anche se non sei un appassionato di calcio, la grandezza dello stadio e la storia del club sono impressionanti. Quindi ti consiglio proprio di visitare questo stadio. Siamo dunque giunti alla conclusione di questo video ed immagino tu stia già prendendo appunti e cercando una sistemazione per il tuo soggiorno. Proprio per questo in descrizione ti lascio un link dove, a volte, puoi trovare qualche sconto sugli hotel oppure pacchetti completi, anche di volo. Ti ringrazio per avermi dedicato il tuo tempo, per me è molto prezioso. Grazie, al prossimo video. Ciao!